Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Il marito di Liliana e l'amico Sterpin, una volta appresi i risultati del DNA, sono stati intervistati. Vediamo cosa hanno detto. Il caso di Liliana Resinovic, dopo ormai 4 mesi, sembra sempre più lontano da una soluzione. Dopo i risultati del DNA, il marito Sebastiano Visintin, l'amico Claudio Sterpin e il vicino di casa sono stati scagionati. Resta senza risposta la domanda che tutti si fanno dall'inizio: omicidio o suicidio? Dopo aver scagionato i 3 indagati, ora nasce una seconda domanda, ovvero: c'è forse l'ipotesi di un quarto uomo? Al momento la procura tende a escluderlo. Sterpin non ha dubbi e spiega al telefono: Lilly non si è suicidata. C'è un assassino libero. E il marito di Liliana, cosa ne pensa? Mi fa molto male l'idea che Lilly si sia tolta la vita. Non riesco proprio a immaginarlo. Mi chiedo cosa non ho capito, perché l'ha fatto. Se davvero sarà suicidio, resta comunque questo mistero. Perché lei non viveva alcun disagio, o almeno io non me ne sono accorto. E questo mi distrugge. Anche lui non crede al quarto uomo. Non mi sembra possibile. Cosa pensa invece dell'esclusione di Sterpin e Nasty? Beh, per me Sterpin rimane il responsabile di tante cose. Mi dicono che sta scrivendo un libro sulla vicenda. È meglio che si faccia curare. Salvatore invece non lo riesco proprio a capire, con quei sospetti lanciati su di me. Lui mi ha ferito. Non ci guardiamo nemmeno più. Dopo queste dichiarazioni, cosa pensate? Secondo voi è possibile ci sia un quarto uomo di mezzo? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.